stava seduta sui gradini della casa di fronte a quella dei miei. Io esco su questo portone, guardo due bambine, una bionda e l'altra nerissima, quasi africana, che era lei, e ho detto, io finirò per sposare questa nera. Avrei potuto avere, che so io, 6 anni, 7 anni, forse no, forse 5. Slavata è una spiaggia, è una linea. Gabriella Fagno, Fausto Bertinotti, quanti anni sono che state insieme? Sono 54 anni lordi. Lordi perché? Dico lordi perché l'ho frequentato molto poco negli anni passati. Per meglio scusa. Ma come vi siete conosciuti? Allora, ci siamo conosciuti in un piccolo paese della provincia di Novara dove io sono nata, in una colonia elioterapica che c'era nel mese di agosto per i ragazzi del paese. Lui era il direttore, io ero un assistente con un'altra assistente. Ci siamo conosciuti lì nel 1962. Come è andato il fidanzamento? È stato un corteggiatore? No, io non me ne sono accorta veramente. Non mi sono accorta perché anche in questo è molto strano, non ha dei metodi tradizionali. Andavamo al cinema, ovviamente Cineforum, e non solo la corazzata Potionkin, ma vedevamo anche altre cose. Le mie amiche andavano a ballare al lago, ma noi andavamo al cinema e pian piano mi sono accorta di essere fidanzata con lui, senza mai che dicesse nulla o che mi corteggiasse nel modo classico. Non si è dichiarato? No, assolutamente. Beh, ma si intende dalla relazione, non è come in politica che uno deve fare l'accordo programmatico. No? E come ha chiesto Fausto a Lella di diventare sua moglie? No, non ha chiesto assolutamente nulla. Siamo andati a vedere una casa e abbiamo capito che probabilmente per abitarci. Così è successo. È esattamente così. No, non ha chiesto. Vestiti di piume. Che ricordo avete del giorno del matrimonio? Beh, basta guardare le fotografie. Ricordo i parenti, ricordo noi tanto piccoli, con i nostri sentimenti anche da piccoli, perché a 19 e a 25, anche se erano altri tempi, comunque anche i sentimenti sono molto, molto giovani, molto fragili. Ricordo un viaggio di nozze a Riccione, ricordo le lasagne mangiate in treno prese alla stazione, non so quale stazione, sulla tratta che andava a Riccione. E questi ricordi. Io mi ricordo anche il prato davanti sul sagrato della chiesa. Mi ricordo l'andamento collinare del sagrato. Io ho cercato di dimenticare tutto. E com'è stata la vita accanto ad un uomo politico così impegnato, sempre in movimento? Non è stata certamente facile, anche una vita di grande interesse per le persone che uno ha incontrato, perché l'ho lasciato correre, gli ho lasciato vivere le sue emozioni, i suoi ideali e quindi anche molta solitudine. Quando eri fuori ti mancava Lella? Sì, assolutamente sì. Sebbene fosse condizionato questa mancanza, questo sentimento di mancanza, dalla grandissima energia spesa nell'attività e nella passione politica. Non saprei parlare della mia vita senza parlare della politica, come senza parlare di Lella, ma appunto sono inscindibili queste relazioni. Cioè non so neanche parlare di Lella senza la politica. E c'è qualcosa che proprio non sei riuscito a modificare di lei? Assolutamente. La propensione a dare sistematicamente consigli. Tutti i giorni, che tutte le ore del giorno. Avrebbe fatto meno errori. Tutti gli anni, meno errori. Implacabilmente, sempre consigli. La domanda che mi viene spontanea, astieniti dal consiglio. Almeno per qualche ora. E di lui invece cos'è che proprio non sopporti? Lui non programma nulla, come viene viene. Io sono una molto, come tutte le donne, molto pragmatica, molto razionale e vivo con una... Il femminino adesso diventa razionale. Con un anarco spontaneista, non so come definirlo. Che cos'è l'amore? Che papà è stato Fausto? Non è stato un papà, è stata una mamma. Io sono stata il papà e quindi mi ha tolto la dolcezza. E lui è stato una mamma molto, molto... Lascia fare quello che vuoi, quello che credi, torna quando vuoi, fai quello che vuoi. Se non hai studiato tanto, pazienza, studierai domani. E poi siete anche diventati nonni.
E che differenza c'è tra l'essere genitori e l'essere nonni? Per Fausto non, no, ma per me c'è una differenza. Io amo follemente i miei nipoti, follemente. Dopo, mio figlio viene dopo i miei nipoti, lo dico senza nessuna... No, assolutamente. No. Naturalmente per me sì. No. Ai permette, signori. Sì, noi che siamo come il giorno e la notte, siamo molto diversi, però queste affinità le abbiamo. La politica, appunto, tu ti alzi al mattino, parli di politica, perché stai a letto ancora, mentre ti appresti a dormire di nuovo la politica. Poi lei capisce meno, io spiego naturalmente. Questo è un'altra cosa. Io azzecco tutte le previsioni elettorali, lui non ne azzecca neanche una. Basta, così se non diamo uno scampolo. Poi voglio scrivere su un foglio in busta chiusa con dei testimoni, perché in genere il buon senso casalingo funziona.